che il nostro chef di quest'oggi, l'ospite d'onore, benvenuto. Buon pomeriggio, Mary. L'ospite d'onore della nostra cucina, perché avrà l'arduo compito di prepararci due piatti a base di quelle che sono le specialità tipiche del nostro territorio. Parliamo di pesce e parliamo... 2/4. 2/4? Addirittura? Il risotto l'abbiamo pensato per questo periodo di carnevale, quindi ha tre varianti, sì. Senti, poi c'è anche un panino gourmet. Bene, questo è il mio cavallo da battaglia, si dice. E niente, facciamo questo panino gourmet che è un panino che questo è il piatto più rapido da preparare. È stato studiato per tutta l'età, quindi dai 5 anni l'età. Fino ad arrivare a tarda età, insomma. Grafica, così ci segniamo tutti gli ingredienti per fare anche a casa eventualmente questo panino. Panino con tartar di tonno. Allora, dovete procurarvi 400 g di tonno, 3 pomodori ramati, 250 g di stracciatella, 80 g di basilico, e poi ancora 50 g di capperi, 80 g di rucola, olio extravergine d'oliva quanto basta e 4 panini. Queste appunto sono, Lucio, le dosi per 4 panini. Il panino l'abbiamo messo con Lucio precedentemente in forno. Per quanto tempo più il o meno? Il panino va, siccome è un panino soffiato, dentro è vuoto, quindi deve essere un po' croccante. Deve fare croccante. Allora partiamo. L'hai messo un minuto, giusto? Un minutino? Noi diciamo a rigenerare un minuto. A rigenerare, ecco, mi così, piace. A rigenerare un minuto. Diamo vita e diamo anima anche ai panini noi in questa cucina. Senti Lucio, ma perché lo riscaldi prima il panino? Perché mi dà questa croccantezza all'esterno del panino, sì, che è sottile, mm-hmm, e diventa molto più gustoso. Poi dopo, quando l'assaggi, mi dirai... No, sai, è Michele l'assaggiatore ufficiale. Ah, bene, ok. Allora speriamo che... No, ma anch'io non mi sottraggo. Assolutamente. Allora, inizio a condire la tartare di tonno. Sì. Questa ovviamente l'ho tagliata... Ho comprato un filettino, l'ho tagliato a quadrettini. Mm-hmm. Olio. E sale. Sì. Poi andiamo leggermente, si dice, a marinare. Quanto tempo? 5 minuti. 5 massimo. Minuti, va bene. Okay. Adesso tagliamo il pomodoro. Senti, questi pomodori hai scelto, questi belli grandi, abbastanza corposi. Ho scelto corposi. Il ramato perché mi piace il colore rosso e poi non è molto invadente. Mentre se che vuol dire non molto invadente? Non è molto invadente perché è un pomodoro dolce, mentre se usi un pomodoro un po' più verde è molto acido, ecco, risulta, mm-hmm, molto acido e a me non piace. Questo panino che senti ha una croccante? Bella... Sì, no, lo sento il croc croc mentre taglio. Panino che ha una bella consistenza, nel senso che ha un condimento che insomma si fa sentire, lo possiamo suggerire come una perfetta cena? Può essere un piatto allora, unico? Allora, io non ho portato la bilancia, altrimenti... Che vuol dire? Te lo pesavo, sono quasi 300, quasi 400 grammi, 380 grammi di preciso. 300. Quindi, e questo che cosa vuol dire? Che puoi fare colazione, pranzo e cena. Ah, ecco. E allora, infatti ho pensato subito a quello, mi ha dato conferma Lucio. Quindi se non avete voglia di cenare una sera, di prepararvi qualcosa, un panino così può essere un ottimo sostituto. Alla base ci hai messo pesto. Ho messo un pesto che di viene rucola, fatto. È quello? No, questo è un pesto di basilico. Ah, basilico. Quindi viene fatto olio extravergine, sì, basilico e ci metto le mandorle tostate. Ah, tu non metti i pinoli, metti le mandorle. No, mandorle tostate, siamo in Puglia, quindi mandorle, un po' anche di sale. Anche se in realtà è il classico pesto, quello che tutti quanti conosciamo, i pinoli, però tu l'hai fatto pugliese, hai fatto bene. Allora, poi ci mettiamo i pomodori. Pomodoro, un po' di sale, sì, stracciatella, così all'interno, all'incirca. Bisogna coprire un po' il panino, però non deve essere molto eccessivo. Io sono incantata. Poi ho perso le parole perché lo trovo, la posso dire questa cosa, libidinoso. Poi quando si lo mangi, può dire? Perché assolutamente è una cosa fantastica. Poi andiamo, guarda, ad adagiare sopra i nostri 100 non grammi. Dobbiamo eccedere con la tartare. La tartare, no, questo qui è, cioè, l'ho studiato anche perché c'è un equilibrio di sapori, cioè, sì, non devi sentire solo il pomodoro, mm-hmm, o solo il pesto o solo la stracciatella. Deve ma essere un bel quando mix. Dai
un bel morso, insomma, devi sentir tutto. Ecco, a proposito di morso, è complicato mangiare un panino così. Chiudi gli occhi e mangia, si dice. Ho capito, però va mangiato con coltello e forchetta, no, oppure no, come si mangia dopo, il classico adesso, panino? Adesso ti faccio vedere anche, lo dividiamo in due. Ecco. Allora, poi ci mettiamo la rucola. Rucola. Infine ci mettiamo questo olio di capperi. Mi dicono qui dietro le quinte, sembra un grattacielo. Olio al cappero, che è praticamente i nostri capperini piccoli o sott'aceto o sotto sale, dissalati o eliminato l'aceto, frullati con una scorzettina di limone e olio extravergine. Olio al cappero. Quindi lo chiudiamo. Chiudiamo. Ci facciamo spazio. E nello ecco qua. Stomaco dici? Anche. Allora, vado? Sì, vai. Eccolo qua, è terminato, vero? Certo. Lo mettiamo qui nel nostro piatto di portata e poi più tardi lo assaggiamo. Eccolo qua, questo è il nostro panino, il panino con la tartare di tonno ed è la prima ricetta che ha preparato il nostro Lucio. Allora, adesso invece procediamo, andiamo avanti con così questa nostra cucina che oggi ci sta stupendo, perché Lucio devo dire che è un maestro, come vi dicevo all'inizio, dei sapori tipici della nostra terra, del nostro territorio, quindi riesce perfettamente a conciliare il mare, che è un po' l'ingrediente prevalente dei suoi piatti, ai latticini oppure alle verdure. E lo farà anche nel prossimo piatto, che è un risotto. Vi do subito gli ingredienti, così possiamo segnare anche le dosi e quindi poi procedere con la preparazione. Questo risotto l'ha intitolato La Puglia in un risotto. Quindi 360 g di riso, cipolla quanto basta, brodo di pesce quanto basta, 200 g di cime di rapa, peperoncino quanto basta, uno spicchio d'aglio, 80 g di stracciatella e 4 filetti di alici sott'olio. E poi ancora 200 g di pomodorini datterini, 8 scampi, basilico quanto basta, 100 g di ricotta, bottarga quanto basta, 40 g di tonno ed erbe aromatiche quanto basta naturalmente. Allora, gli ingredienti sono tanti. Allora, io mi sono persa. Adesso mi devi dare una mano però. Ti do una mano e cerchiamo di semplificare al massimo questo risotto. Accendiamo le macchine. Accendiamo le macchine. Mi dai una mano a tostare il riso? Va bene, arrivo. Allora. Che riso hai scelto innanzitutto? Carnaroli. Carnaroli, ok. Che è una qualità di riso. Sì. Allora, qui ho 3 pentolini. Divido la cipolla diviso 3. In queste 3 pentole ci abbiamo messo olio con cipolla. E cipolla. Ok. Ti prendo un... E voilà, questo è tuo. Ok. Quanto riso metto? Allora, adesso... Vediamo un po', facciamo... Sono nelle tue mani, allora, Lucio. Facciamo all'incirca sì. 5 cucchiai per 5. Ogni pentolino. Metto sì. qui? Assolutamente allora, sì. Allora, scusate che sposto qua i capelli, anche se aspetta che ti mi sciacquo le mani. Vai, qualcosa. Prima di tutto. Aspetta, vai, metti 5 mestolini, facciamo non andare, tutto. Ecco qua. 4... Perché questa è come una casa poi alla fine. Dobbiamo preparare tutto in tempo reale e dobbiamo far capire anche a tutti i nostri amici a casa come procedere. Vabbè, allora, io sono pronta. Dai. Ma perché hai messo abbondiamo. Il riso in tutte le varie pentole? Perché ne facciamo 3 tipologie. Ah, è vero. Senti, lo ricordiamo? Allora. Come sono queste tipologie? Allora, tu quale vuoi fare? Verde, bianco sì. o rosso? Verde. Okay. Che sono leggermente vegetariana. Allora. Sì. Sempre, ho fatto sempre la stessa base. Sì. E quello lì lo facciamo con le cime di rapa. No, che il poi bello dopo, è che vado da qui. Che poi dopo qui. Ti spiego. E devo dire che nel frattempo questa tostatura non sta uscendo proprio male. Eh? No, è perfetta. Sono brava? Bravissima. Meno male. No, vero. No, perché allora, io, devi sapere, ho un gap. Io mi sposto di qua. Con il riso, con il risotto. Cioè ho una sorta di rifiuto perché mi sembra una cosa complicatissima, ma in realtà Lucio mi lo ha rassicurata. Stressando. Ah, lo sto stressando. Sì. Va bene, e allora che meno devo lo fare? Tocchi, è meglio è. Va bene, allora lascio stare. Eccolo. Adesso ci facciamo le salsine, perché le varianti di risotto è un unico risotto. In realtà sono 3, cioè questo riso si declina in 3 varianti e quindi in 3 colori differenti. Ecco qua. Verdure. Allora, partiamo
No, dimmi innanzitutto quali sono queste varianti. Verdure. Verdura, latticino e pesce. Ok, perfetto. Io adesso ti faccio vedere. Sì. Allora, parto con una base di aglio e olio. Mm-hmm. Ci metto anche qui aglio e olio. Allora, ti spiego. Queste qua sono le due salsine. In una ci metto il peperoncino. Quindi il peperoncino si sposa bene con la cime di rapa. Queste sono delle cime di rapa, queste nostre baresi, sì, che sono leggermente sbollentate. Ah, le già sbollentate. E poi in acqua e ghiaccio. Va bene. Poi, e poi in acqua e ghiaccio. Facciamo, sì, per mantenere questo colore verde. Cioè le sbollentate e poi certo, le messe in acqua, acqua e ghiaccio. Sì. Me lo ricorderò, non lo so. Poi vabbè, si fa un leggero soffritto. Sì. Con aglio, olio e peperoncino. Mm. Ci mettiamo tutte le nostre cime di rape all'interno, leggermente a rosolare, non fare troppo il... Senza stressarle, senza anche le cime di rape non le dobbiamo stressare. Una volta che diciamo la cime di rape è morbida, sì, si toglie l'aglio e si frulla. Okay. E si ottiene questa cremina. Che noi abbiamo già preparato. È una vellutata, sì, tutta verde. Verde. Bisogna aggiungere, io ci aggiungo dell'acqua gasata, che l'anidride carbonica praticamente mi dà volume. Mm. Consistenza alla salsa e un po' di olio extravergine. La rende extravergine un po' più densa? No, più voluminosa, ecco. Più voluminosa. Un'altra cosa da tener conto, sì, è l'olio extravergine di oliva. In che senso? Allora, non deve essere molto forte l'olio extravergine di oliva. Cioè, quindi deve non essere deve essere delicato, troppo quindi amaro, non quello giovane, no, non quello troppo, che pizzica. Se pizzica troppo, cosa succede? Che la salsa poi pizzica e sa anche di amaro. Va quindi bene. Deve essere un quello un olio po' datato leggero, praticamente. Io intanto mentre giro perché mi devo dividere tra tre risotti. Beh, dai, facile, però riesci no, a gestire la situazione. Sì, non dai, ti dico. Senti, Lucio, no, io volevo chiederti una cosa, ma le tue ricette come nascono? Allora, la mia cucina è fatta di ricordi, ricordi, ecco, dell'infanzia. Per esempio, questo risotto che cosa ti ricorda? Questo risotto è... ero in attesa praticamente, stavo aspettando una bella o brutta notizia e... Ah, ero in attesa? Dovevo pensare a qualcosa, allora... Non ho capito niente. Ho pensato a... Ero in attesa di questa notizia. Ero in attesa di questa notizia che... O bella o brutta, ma guarda sia, un po' cosa mi hai messo a fare. Un DJ. Allora, DJ. Ti spiego quest'altra cosa. Allora, sì, spiegami questo e poi mi approfondiamo questo argomento dell'attesa. Facciamo, ecco, una salsa di pomodoro. Sì. Quindi che il risultato dovrebbe essere questo qua. Questa crema. No, dovrebbe, è questo. Quindi io parto da freddo. Sì. Quindi pomodorino ciliegino, sì, io in questo caso, come abbiamo scritto nella ricetta, è datterino, basilico fresco, aglio, olio, va sale, bene, lo porto coperto. Avete visto da casa? Ecco, questo qua è tutto il composto che va messo nel pentolino. Poi lo portiamo... Poi lo faccio cuocere a bassa temperatura, cioè deve cuocere pian piano. Uh-huh. Una volta che è cotto pian piano, si toglie sempre l'aglio e si frulla e si ottiene questa crema. Va bene, ok. Semplice, si aggiusta ovviamente sempre di sale, sì, e zucchero no, perché comunque il datterino è abbastanza dolce. È già dolce di suo, non c'è infatti bisogno di aggiungere quindi altro abbiamo zucchero, intanto ecco, creato questa prima cremina, poi abbiamo fatto l'altra Mary, cremina. Sei bravissima a fare risotti. No. Allora, mi stavi dicendo di questa notizia, quindi hai pensato, quando hai formulato questo risotto, e pensavi a questa notizia? No, mi dovevo distrarre un po', ah, allora... Ma poi è arrivata la notizia? Sì, 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 bella. Ma era bella una notizia positiva o negativa? No, positiva. Ah, positiva, va bene, quindi è stato di buon auspicio questo risotto che hai creato. Sì, infatti è bello... Positivo, colorato e positivo. Hai fatto come bene noi portarlo infatti nella nostra cucina, perché anche noi siamo così e anche noi cerchiamo ogni pomeriggio di regalarvi un po' di sorriso e un po' di positività attraverso questi piatti che poi, come dicevo, valorizzano il nostro territorio. Ma beh, tu certo, come mai prediligi sempre i nostri sapori? Cioè perché... le nostre verdure, i nostri latticini. No. Ti devo dire la verità, fai benissimo perché sono unici, detto tra noi. Però... No, a me piacciono, cioè, ma non utilizzo solamente gli ingredienti pugliesi, li sto utilizzando perché maggiormente oggi come oggi la Puglia
come si dice, tira e tira. Quindi preferisco utilizzare dei prodotti che possano pugliesi, colpire, ecco, poi anche gli stranieri, perché poi soprattutto sì, adesso in vista dell'estate saremo presi d'assalto da tanti stranieri che fortunatamente apprezzano tanto il nostro stile di vita, sì, la nostra la qualità di vita. E la cucina mediterranea, che proprio ieri tra l'altro con la nostra nutrizionista abbiamo detto che fa molto molto bene, consigliatissima. Assolutamente. Stai sì. Sbusciando gli scampi. Sì, guarda. Adesso ti faccio vedere l'altro, è semplicissimo. Sì. No, allora, gli so scampi. Fare. Ah, perfetto. Gli scampi, io le teste non le butto. Vado a mantecare. Questa cosa l'ho imparata. Perché anche Paolo Pace, quando viene qui in cucina, mi dice: non buttare mai le teste. Mai sia. I gusci, perché sono la parte più succosa, più profumata. Sì. Io giro intanto, evitare che si attacchi. Praticamente. Mettiamo un altro mestolino di brodo qua? Assolutamente, gestisci tu la situazione. Pensa un po', no, che deve assaggiare Michele, non voglio fare brutta figura. No, ma si fida Michele. Sì, di me, ma non credo proprio, forse di te. No, si fida. Ormai mi conosce a memoria, non si fida molto. Infatti quando dobbiamo cenare andiamo sempre al ristorante, ecco, che è la cosa più giusta. Allora, quindi insomma la parte dopo, del guscio è quella più questa qui succosa. La andiamo a schiacciare. Sì. Nel risotto al pomodoro. Ok. Quindi andiamo a mantecare con l'interno della testa che si cuoce, perché comunque ha una temperatura di più di 85 gradi, quindi si cuoce rapidamente. Olio. Sì, 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 sì. E ci assolutamente piace. Sì. Le cose veloci ci piacciono molto. Ok, io direi che manca l'ultima, abbiamo pulito quella base di latticino. Il latticino lo mettiamo così, nudo e crudo. Ah, perfetto. Andiamo a tagliare dei bocconcini di tonno da mettere sopra. Alla fine questi, scusami, sono tre risotti, Lucio. Sono tre risotti. Tre ricette. È una cosa più semplice oggi, non no, ti andava di farla. Guarda, non sono, non mi stai facendo impazzire. Non sono una persona semplice, quindi. Ma ti prego. Vabbè, intanto in una botta stiamo dando tre suggerimenti, allora, quindi in una volta sola tre risotti e tre varianti. Come siamo Manca messi? Un po' di un sale. Un po' di sale? Vuoi assaggiare anche questi? Io direi che non siamo. Dai, un pizzichino. Non siamo lontani dalla meta, eh. No? No. Ma meno male. A me fa male un po' il braccio già. No, sai. Di già. No. Senti, Lucio. Io e quindi, adesso, sì. A me piace perché il risotto non va, come dicevo prima, stressato. Quindi adesso. Però comunque va girato perché altrimenti poi si attacca al fondo. Sì, puoi anche coprire il doppio del livello del riso e lasciarlo lì, però a bassa fiamma. Va bene. Senti, no, Lucio, volevo tornare sull'argomento relativo alla tua ispirazione, appunto, i tuoi ricordi. E quindi mi dicevi che ti ispiri un po' al passato. Io, alla sì. tua infanzia, oppure eventualmente ai piatti che la tua infanzia in fatto di scuola, insomma, periodo adolescenziale, oppure ai piatti che per esempio i tuoi nonni ti preparavano. Io sono, vabbè, come ben sai, sono di Manfredonia. Anzi, sei stata a Manfredonia al carnevale, vero? Certo, io e Michele siamo stati sì, a Manfredonia, grande accoglienza, grande ospitalità, ci siamo divertiti tantissimo. Allora, anzi, saluto tutti i nostri amici di Manfredonia. Ciao, siamo anche ciao. Nello specchio, pensa un po'. Siamo niente, stati io bene. Quando vado, un bacio. Quando vado a casa, già da Siponto, inizio a sentire i profumi dell'infanzia. È vero. Poi quando inizio a salire il portone di tipo, casa. Tipo, per esempio, qual è il profumo che ti ricorda? L'arido, il secco. Il secco? Con i profumi del mare. Mm-hmm. Cioè, inizi già a pensare, mia. A fare. Dire. Ah, ecco, un'altra cosa secca che ti volevo spiegare. Sì. Lo conosci? Quello è il pane. È il famoso parmigiano dei poveri. Sì, sì. E niente, sì, è praticamente sì. la mollica del è pane. È la mollica del pane. Saltata in ma padella con l'adoro. Un po' di aglio. Questa sai dove la metto si mette sempre? Ovunque. Sulle orecchiette con le cime di rape. E infatti lì andrà a finire. Lì andrà a finire. Andrà a finire nel risotto con la cima di rapa. Che buono. Che è forte. Il dolce della stracciatella e poi questo salato
dell'acciuga, dell'acciuga e poi c'è anche il croccante, quindi a me piace comunque giocare. A che punto siamo, Lucio? Io direi che se vuoi possiamo, giusto per dare dei parametri di appunto tempistiche, quanto deve cuocere questo riso? Ah, secondo me altri 5-6 minuti. Vabbè, siamo chiaro pronti. Che noi abbiamo dei tempi abbastanza stretti, sì. Quindi anche se in realtà forse ce la facciamo, quindi dimmi sì, tu. Adesso chiediamo, sì ce la facciamo, abbiamo appunto ancora allora, 5-6 minuti verde. Di tempo. Verde, la speranza mai si perde. Inizia a mantecare. Che buono, mamma mia, buonissimo. Inizia a mantecare, ok. Buono. Ci Senti, mettiamo nella mantecatura un po' di olio extravergine. Fantastico. Senti, il riso, o meglio qui, il risotto. Questo qui lo faccio io. Assolutamente sì. Il risotto direi che è un primo completo. Ma io lo possiamo definire così? Sì, io... Perché andando per esempio a cena o a pranzo e prendendo soltanto un risotto, senza poi scegliere un secondo, può essere un'ottima soluzione. Certo, perché, assolutamente. Per chi ha dieta o per chi non volesse mangiare troppo. Io ho lo questo piatto tu? Qua, assolutamente come un sì. Piatto unico. Io l'ho pensato come un piatto unico, nel senso, visto che ci sono 3 risotti, ho pensato di mettere a centro tavola delle pirofie belle, mm-hmm. con 3 tipologie di risotti, tutti e 3 diversi, con colori diversi, ma però su noi abbiamo anche 3 tipologie di pesce tutto diverso. Questo risotto mi rendo conto Guarda, che Mary, sta prendendo vita. Vado adesso a sminuzzare un po' sì. di cime di rapa. Ecco, diciamolo ai nostri amici, quindi stai aggiungendo... E vado a metterle all'interno. Le cime di rapa nel verde. Ok. Nella crema verde Qui che poi ci è siamo. Stata prima realizzata. Allora, questo è pronto. Ci andiamo a mantecare con un Qui po' hai messo di soltanto della ricotta? Olio extravergine, solo ricotta. Solo ricotta. Vai. Va bene. Ok. Possiamo impiattare, che dici? Ah, è già pronto? Sì. Abbiamo finito. Ci non siamo ci quasi. Credo. Senti, lascio a te questo onore ci siamo perché dimenticati è la parte più creativa. Testa. Sì. Non ti preoccupare che non ti sporco. Vedi, tu sì che conosci le donne, no? Perché non ho il grembiule, dovrò farmi fare un bel grembiule. Michele! Eccomi. Ci sei? Sì, eccomi qua. Ah, già oggi tutto pronto. Ho cucinato Buon pomeriggio, anch'io Michele. Per te. Doveva essere una però... ricetta semplice allora. Leggerissima. L'hai intuito. E ti devo anche dare una notizia. Sì. Ci ho messo il famoso pizzico di amore. Amore. È così che va fatta la cucina, è giusto, vero, Lucio? Il pizzico di amore. Amore. Allora, ma questo che è per me? No? Allora, quello è il panino con la tartare di tonno. Allora. Adesso però facciamo vedere a tutti i nostri amici come impiattiamo questo risotto, che in realtà sono 3 messi insieme. Quella. È un risotto, come l'hai denominato, pugliese. Pugliese. Un risotto pugliese che appunto accomuna tutte... 3 in 1. 3 in 1, sì. Fantastico. Non ci facciamo mancare niente 3 oggi. 3 assaggi, quindi? Allora, o è tutto insieme? No, tutto insieme, panino. Perché poi questi sapori si sposano perfettamente. Col panino niente, no? No, il panino... Dopo. Quello ti sta guardando e il ti dice dopo. Addentami. Ma tu vuoi partire dal risotto così lo mangi bello caldo anche caldo? Per rispetto al nostro ospite. E io ti prendo intanto le posate. Mi siete dati così da fare. No, ci siamo dati da fare oggi. Mi sembra giusto. Ma che bello, è un bel tricolore, sì, ragazzi. Visto? Dico bene, maestro? Assolutamente sì, Michele. Adesso Lucio. Però non è ancora finito. Michele, grazie, ma nel frattempo hai imparato tu qualcosa della cucina pugliese? Della cucina pugliese? Sì. A mangiarla? Io continuo, non ti sei dilettato in tutto questo periodo? Guarda, sono travolto da tutto quello che succede in cucina. Che dice, ma che me ne porta a me di imparare? Io mangio e io basta. Io mangio. Molto bene, devo dire. L'acciughina. Guarda, ah, l'acciughina. Poi, sì. Ho perso la bottarga, eccola. Caspita, no, quella no. La bottarga si mette veramente... Sul risotto. Ecco, qui. Dico, grattugiata, bisogna eccedere? Yes. Perché quella ha un sapore forte, la bottarga. È di mugine, un po' più dolcina, ecco. Okay, okay. Ci mettiamo Capito. I nostri 3-4 pezzettini di tartar. Tonno. Ecco qua. Poi lo scampo crudo elegante. Sul... Sì, no, vabbè, qua anche l'occhio mostruoso. Vuole la sua parte. Bene. E questo qui, abbiamo ecco, completato. Filo d'olio extravergine d'oliva.
Bene. Ok, assaggiamo. Allora, vai. Da dove comincio, ecco, Lucio? Che dici? Allora, iniziamo dal ricotta. Bene. Cime di rapa e pomodoro. Benissimo, agli ordini. Vai, Michele. Aspetta. Com'è, Michele? Com'è? Così, la faccio al contrario. Senza uccidermi, grazie. Di lusso, scusa. Di lusso, vai. Poi, qual è il verde? Secondo. Il verde. Che ci hai messo? Quello è il formaggio dei poveri. È praticamente il pan grattato. Ma tu niente, l'ha fatto Mary, no, eh? Io ti sto guardi osservando. Non vorrei... No, ma le piower è tutto tuo. L'ha fatto Mary, eh? Come... Questo è veramente... Non mi prendere in giro anche tu. E questo com'è, Michele? Il secondo, quello verde, quello l'ho fatto io. Due volte. Ah, è fantastico. Questo l'ho fatto io. L'hai fatto di mettere. Oramai. Come lo trovi? Di lusso. Ti ringrazio. E poi andiamo su questo? Aspetta. Sì, l'ultimo. Questo che è quello bianco? Cos'è? E quelli sono degli scampi. Perfetto. E poi c'è pomodoro, il basilico. Pomodoro. Avete pomodoro capito? E basilico. Le gusto io. Com'è? Com'è? Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.normaonline.it.